Mondo, oggi sono tornata con un nuovo video. In questo video farò la I Love Lipstick Tag, perché io amo i rossetti, quindi volevo farvi vedere un po' della mia collezione di rossetti. Non la farò vedere tutta perché è veramente grandissima, però vi farò vedere un po' di rossetti che a me piacciono tantissimo. Come sempre le domande sono tutte qua dentro, quindi iniziamo subito. Allora, prima domanda: quanti rossetti hai? Non li ho mai contati, ma credo che a un centinaio ci arrivo. Dovrei arrivarci, se non sbaglio, forse anche un po' di più. Poi, seconda domanda, qual è il primo rossetto che hai comprato? Allora, il primo rossetto, cioè non è stato proprio un rossetto, ma un lip gloss di Kiko, semplicissimo rosa. Ma il primo vero, 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 vero rossetto è stato questo qua di Deborah. Ed è questo rossetto praticamente trasparente con brillantini, bellissimo, un po' rosato. Tipo, è bellissimo, mi piace ancora tantissimo. Solo che sulle mie labbra praticamente non si vede, si vedono solo pochi brillantini. Però molto, molto bello. Adoro il profumo di questo rossetto, da piccola l'ho preso solo perché mi piaceva il profumo. Poi, terza domanda, qual è l'ultimo rossetto che hai comprato? Allora, l'ultimo rossetto che ho comprato è stato questo qui di MAC, che si chiama Fine Noir. Fantastico, cioè è bellissimo questo rossetto. Questo rossetto praticamente è un satin color marrone scuro. Io volevo un color marrone scuro, proprio cioccolato, senza riflessi né rossi né viola né niente. E ho trovato questo. Ero indeciso se questo o Antique Velvet, che era tipo uguale, solo che era opaco. Però poi alla fine ho preso Film Noir, che è appunto questo colore qua. Bellissimo. Poi, qual è la tua marca preferita di rossetti? Allora, io vario tantissimo come marche perché ho veramente tantissimi marchi. Allora, i miei rossetti preferiti sono quelli di MAC, ma non sempre perché anche quelli ovviamente non resistono tantissimo. Mi piacciono anche le tinte di Sephora perché quelle veramente, se, anche se mangi, resistono. Mi piacciono anche molto i rossetti al limited stilo di Kiko, quelli col packaging sottile e argento, ma non mi piace che secchino le labbra, però stanno tantissimo. Quindi sono tantissime le marche che mi piacciono di rossetti, non ne posso scegliere una. Poi, altra domanda, rossetto rosa preferito? Un altro rossetto MAC, questo qua è il Please Me, che è stato il mio primo rossetto MAC, se non sbaglio. E adoro, adoro follemente questo rosa, appunto, proprio rosa pastello opaco. Quando avevo i capelli un po' più aranciati, stava da Dio sulle mie labbra, mi piaceva tantissimo. Rossetto nude preferito? Ho rivalutato appunto i marroncini e quindi vi faccio vedere ancora questo qui di Pupa della collezione Divas Rouge, che è questo marroncino nocciolino che mi piace tantissimo. E appunto è questo qua. Questo qua non è opaco, è un po' più satinato, diciamo, e molto morbido, bellissimo, mi piace da morire come nude, è fantastico. Poi il rossetto pesca corallo preferito, e vi parlerò dell'unico rossetto pesca corallo che io possiedo, ed è questo qua di Lancôme, che praticamente è della collezione Rouge in Love numero 340B, ed è questo corallo qua ultra sparaflescioso. Anche questo non è opaco, ma è più lucido, però molto molto bello anche questo. Poi, rossetto rosso preferito, e qua mi si aprirebbe un mondo perché ci sono tantissimi tipi di rosso, ma ho detto, mi sono chiesta, qual è il rosso, se vuoi un rossetto proprio rosso rosso, quale rosso prenderesti? E prenderei questo qui di Deborah, che è della collezione Rossetto Atomic Red Matte del numero 21, e veramente anche questo è un rossetto favoloso. È questo rosso bordeaux qua matte, bellissimo, dura tantissimo sulle labbra. Poi, rossetto viola preferito, e sono indeciso tra questi due, quindi ve li faccio vedere tutti e due. Allora, il primo è Heroin di MAC, che come potete vedere è proprio un viola matte bellissimo, mi piace tantissimo. Adesso ve lo swatcho, guardate. Bellissimo, poi bianca identica, una meraviglia. Ce ne avrei tantissimi di viola da farvi vedere, anche Instigator che ho sulle labbra, anche altri viola di questo genere, fantastici. E l'altro è questo qui di NYX, che è il Liquid Suede, appunto nel colore lilla, e lo sto amando alla follia. Guardate quanto è bello questo colore. È fantastico. Poi passiamo al rossetto fucsia preferito. Indecisione tra Freetop Fabulous e Matte Magenta di Clinique, ma ho scelto Matte Magenta di Clinique perché poi me l'ha regalato anche Camilla, e quindi ci tengo tantissimo a questo rossetto. E appunto questo rossetto colore magenta opaco, fucsia opaco, molto molto simile al Freetop Fabulous. Freetop Fabulous è
leggermente più freddo, questo è pochino più caldo, ma veramente non si nota tantissimo la differenza ed è bellissimo, guardate, dura una meraviglia anche questo, dura tantissimo. Poi passiamo al rossetto arancione preferito, premetto che io non ho rossetti arancioni. L'unico rossetto arancione è questo qua che mi ha dato mia mamma, che vi faccio vedere, che è appunto della collezione Milano Red Shine ed è il numero 8. Shine. Ma veramente l'avrò messo sì o no una volta. Poi colore inusuale preferito. Allora, ce ne sono due. Anche qua, appunto, mi piace tantissimo questo colore, ma non proprio il prodotto. Allora, che è questo appunto, il nero di Kiko. Mi piace tantissimo il rossetto nero, ma non mi piace questo prodotto. Perché non è proprio il nero che vorrei io. Appena riesco, appena lo trovo, voglio trovare quello di NYX, appunto nero, che è più opaco. Comunque, un rossetto inusuale è appunto questo rossetto nero. Un altro colore invece inusuale che adoro è il grigio, che è sempre il Liquid Suede di NYX. Questo invece è bellissimo sulle labbra, adoro follemente. Questo grigio fantastico con i riflessi appunto sull'azzurro blu. Altra domanda, colore scuro preferito? E io volevo mettere dentro il 914 di Kiko, che è il Simil Rebel di MAC, appunto, che è uno dei miei rossetti preferiti in generale. Non è scurissimo, ma comunque è un rossetto che veramente adoro tantissimo. Poi domanda numero 14, texture e finish preferito? Allora, io adoro follemente il matte, perché secondo me il rossetto è molto più bello se è matte, senza né brillantini né perlescenze né glitteri né niente. Però comunque in generale adoro i rossetti più coprenti rispetto a quelli più lucidini e invisibili, insomma. Poi altri preferiti ne avrei veramente tantissimi, ma ho deciso di farvi vedere questo qua, che è appunto della collezione Unlimited Stilo di Kiko, che adoro alla follia. Ed è il numero 12. Questi rossetti durano una meraviglia, durano tantissimo. Seccano un po' le labbra, ma veramente durano da morire. Appunto un simil borgogna vinaccia come questo qua di Kiko, ma molto più scuro. Adesso lo vedete magari un po' lucidino, ma poi si secca sulle labbra e diventa super iper matte, veramente. Non lo togliete se non con uno struccante. Quindi questi qua sono stati tutti i miei rossetti preferiti. Mi raccomando nei commenti, scrivetemi se volete lo swatch dei rossetti MAC che ho, se vi può interessare o comunque di qualsiasi altra marca di rossetti che volete, vi faccio magari un video con gli swatch, scrivetemelo appunto nei commenti se lo volete. Scrivetemi anche i vostri rossetti preferiti, se avete fatto questo tag scrivete tutto nei commenti, io andrò a guardarlo ovviamente. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Io vi ricordo che in Infobox ci sono i miei 4 social network, Instagram, Twitter, Zoo e Snapchat, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione, ciao!